a gestire, a portare avanti un pezzo di città che non abbiamo contribuito a pensare, no? Perché l'abbiamo evitato. No, la portiamo avanti, la costruiamo, la mettiamo per quanto sia possibile, e perché non è che quando uno vince le elezioni fa un taglio e parte da zero. Così chi verrà dopo di noi si ritroverà in dono anche quel pezzo lì di pensiero che stiamo facendo sullo scoperchiamento dei navigli, così che siamo sempre noi. Ci ritroveremo. Però basterà 5 anni dopo. Sì, non datelo per scontato. No, e noi ci impegniamo. Non bisogna mai dare scontato niente. Però faremo di tutto, nonostante i radicali. No, no, ma io sono felicissimo della conca di Via Renna. Allora, appunto, però la dimostrazione che guardiamo avanti. Questa amministrazione forse non la realizza neanche quella dopo, però è un pezzo di città che resta in dono a chi dovrà governare dopo. 7 km e mezzo. Con degli altri vincolanti rispetto alla realizzazione della città. Non c'è un interruttore di avviamento. Parte da zero, si recano dei pezzi, si porta avanti, si adatta e se ne creano di nuovo, si porterà avanti in parte noi e in parte noi. Forse c'era il signore, c'era il signore che aveva alzato la mano. No, no, c'era prima lei, me lo ricordo. No, lui. Però è. Meno 20. E allora bisogna sbaraccare. Il sistema di allarme è solo che e quindi bisogna anche sbaraccare prima, no? Dichiarazione per dire io non l'avrei fatto, loro non lo vogliono fare. Questo non costa niente. Non costa niente dichiarare, io non l'avrei fatto. Scusi, due anni fa lì c'era. No, si può parlare libero. Scusi, due anni fa. Il progetto della realtà è stato presentato la forma alla consigliera, alla firma. Questo progetto che si chiama Via d'Acqua c'è in internet da più di due anni. Dico, non possiamo svegliarci quando fra un anno c'è l'Expo e dobbiamo fare. Cosa le costa dire che lei non l'avrebbe fatto? Ma nessuno. Non l'ha detto. Ha rivendicato un intervento che nessuno. La Lucia De Cesaris ha detto che la conca di Verena è un blitz sul bilancio del Ministero che non è stato portato proposto dalla maggioranza. E per adesso, sono passati 3 anni dal referendum. Cioè si parla delle vie d'acqua, questo stiamo mettendo al ballo. Finiamo. L'hanno citata lui, mica l'ho tirata in ballo io. E giustamente, allora quando la cita lui è puntuale. Quando la cito io sto squarcando. L'amministrazione è la dimostrazione che senza due emendamenti. Ma si può parlare a mano libera però? Dai la parola per favore. Chiunque si autoproclama di parlare. Abbi pazienza, io non ho la mano. Avevo data, ma parla prima la sera. Io per correttezza la signora ha dato la parola. Allora io vengo dal Naviglio Martesana, abito in quelle zone, sono in Meridonio perché qui siamo circondati dei navigli e quei navigli di là non vengono neanche conosciuti o sono a conoscenza del grande pubblico. Io faccio una domanda esattamente all'assessore Maran, che io apprezzo e ammiro da quando lui si è insediato, per diminuire il traffico cittadino in città e tante altre cose, e domani lo vedrà impiegato anche a Roma. Non è una sviolanata, io con lei non ci ho mai parlato, ecco, però lo apprezzo.
Allora io mi chiedo, siccome lei condivide l'apertura di parte dei navigli, si parla di rinavigazione dei navigli, non per ultimo sabato lei è venuto in consiglio di zona 2, della navigabilità. In qualità di assessore al traffico, io gli chiedo, è competenza sua anche un domani la navigabilità con battello, con barca? Questo tubo che nasce dal Vidorese e che arriva alla Darsena, che arriva alla Darsena e per un pezzo è sottoterra, che fa? La navigazione con sommozzatori? Lei non lo potrà mai utilizzare per renderlo navigabile. Mi consente, non è una polemica. Io la invito, scusi, la invito, se ci sono ancora i termini. La tempistica, che tutto questo denaro che va speso per questo tubo, che può essere diluito in quegli interventi che lei trova meritorio di risvegliare i navigli e di riaprire i navigli. Non si può, perché detto, sinceramente è un tubo di rubinetto che mi porta l'acqua dal polvere al bagno, che mi faccio il bagno. Cioè anche lei nel suo, l'ho ereditato, siamo in ritardo, ma questo committente Expo non può trattare con voi amministratori e fare che anche loro lo riconoscono. Facciamo un pozzo d'acqua, ci sbloccamento e portiamo l'acqua a quel metro che Expo vuole. Ma non serve solo. Ma non si può sospendere in periodi così congiunture, assessore, lei domani ci va a Roma che abbattono. Ecco, io questo la invito. Ci sono ancora i tempi di tornare indietro? No. Ora ci, alla morte non c'è rimedio. Chi ha vinto l'appalto? Chi ha vinto l'appalto? Dare l'appalto di sistemare i navigli per i pezzi che vuole ritenere opportuno. Sì. Senza pagare il penale, senza pagare niente. Scusi la mia esplosione, ma è un dato di fatto, anche voi lo ritenete. Ma perché non si attua? Grazie. No, e fammi far applaudire. Tu dici sempre di no, dici. Aspetta, posso finire, che visto che il vantaggio di non aver avuto il microfono è che abbiamo fatto un'assemblea. Non c'ho bisogno di microfono io. Molto più serena di quelle con un dopo, così che si parla. Volevo dire un attimo. Nessuno ha mai parlato di canale navigabile. Vada a vedere le dichiarazioni. Ce lo siamo sognato il canale navigabile. Ce lo siamo sognato. Facciamo casino. Il consigliere di zona che ha telefonato da là si era fumato una canna. Se guardiamo quello che sta avvenendo, sì, vedeva le vedate. Ma se un pezzo che non è vincolante, però alcuni passaggi competenti rispetto alla superficie, se uno va di fondo a Melchiorre Giorgio, alla fine della linea partesana, se ne pomma. Abbiamo sistemato con un intervento che alleggerisce il traffico.